Per Giacomo, questo è il titolo della mostra inaugurata al Museo Civico Villa Colloredo Melz di Recanati a cura di Nicla Cingolani. 33 opere dedicate alla figura di Giacomo Leopardi di Vladimiro Tulli, artista di rilievo internazionale che ha caratterizzato il territorio marchigiano con il suo segno guizzante, unico, irripetibile, di marca futurista. La mostra Recanati è la prima di una serie di iniziative culturali dedicate a Tulli per celebrare il centenario della sua nascita, 4 settembre 1922, ricorrenza che coinvolge in rete il comune di Recanati, il comune di Macerata, capofila del progetto, il comune di Civitanova Marche e la Fondazione Carima, con il contributo fattivo della Regione Marche e la collaborazione dei familiari di Tulli, nelle persone della figlia Carla e del fratello Piero Alberto. Una celebrazione corale per rendere omaggio ad uno dei grandi artisti maceratesi del Novecento, nonché ad uno degli ultimi futuristi. Una bella occasione, appunto nell'occasione del centenario di Vladimiro Tulli, questo artista marchigiano che ci dà molto lustro e che è vissuto in un periodo molto prolifico dal punto di vista artistico, il periodo del futurismo. Mi fa molto piacere che la cosa avvenga in un ambito di territorio più allargato, quindi siamo tre comuni, insieme al comune di Macerata e al comune di Civitanova, quindi questo è un po' l'idea che abbiamo dello sviluppo futuro delle nostre attività culturali. Dobbiamo allargare il nostro territorio e questa è un'occasione per farlo. Siamo veramente molto felici di ospitare qui nelle sale di Villa Colloredo Melz questa mostra di Vladimiro Tulli, un maceratese futurista di livello nazionale e internazionale, un artista che veramente ha dato moltissimo alla sua terra d'origine, ai suoi territori, ma non solo. E per noi qui a Recanati esponiamo queste 33 opere che l'artista ha dedicato al nostro grandissimo poeta e che poi ha donato al comune. Quindi è un po' un ritornare a quello che era l'origine della sua poetica. Quindi la poesia e il futurismo si sposano perfettamente e devo dire che poi io serbo anche un ricordo particolare perché quando facevo l'Accademia di Belle Arti a Macerata ho avuto anche l'occasione di conoscere questo grande artista che mi ricordo fra mille colori, pennelli e carte da parati costruiva appunto idee creava le sue opere e nello stesso tempo dava anche consiglio a questi giovani artisti che appunto eravamo noi. Quindi veramente con grande piacere lo ricordiamo e quindi vi aspettiamo qui nella nostra Villa Colloredo per la mostra di Tulli. È una bellissima occasione di collaborazione tra comuni, istituzioni, perché noi come Comune di Macerata siamo ente capofila di una rete tra il Comune di Macerata, di Recanati e di Civitanova Marche e la Fondazione Banca Marche con Palazzo Ricci. E inauguriamo oggi qui a Recanati con questa meravigliosa mostra e poi ci sarà il 1º aprile, torneremo a Macerata per l'apertura di Palazzo Ricci e della mostra a Palazzo Ricci. Il 14 aprile ci sarà invece l'inaugurazione all'interno di Palazzo Bonaccorsi e per finire poi all'Auditorium Sant'Agostino a Civitanova Marche. E, da come mi raccontano, è dal 42 che non c'era più una collaborazione tra i vari comuni, era stata dedicata una mostra a Vladimiro Tulli organizzata dallo stesso nel 42 tra Civitanova, Macerata e Porto Recanati. Quindi un mo nuovo modo di fare rete e per promuovere un artista importante della nostra regione, tanto che c'è stato un importante supporto da parte della Regione Marche per valorizzare una figura così importante e per sostenere la cultura in questo momento dove indubbiamente le risorse non sono molte e fare squadra e fare rete aiuta tutti a promuovere al meglio le ricchezze artistiche e architettoniche, poi dove inseriamo queste opere. Volevo qui dirvi, raccontarvi un po' il senso della mostra, ossia questa vicinanza di mio padre a Leopardi in quanto uno dei suoi fili conduttori,
la poetica di Leopardi l'ha influenzato fin da giovane, ma soprattutto vorrei dirvi come si è espresso in questi quadri, attraverso una tecnica che lui ha adottato fin da giovane, perché diceva: io non so disegnare bene, non veniva da una scuola d'arte, quindi ha incominciato proprio con la tecnica dei collage, e quindi potrete poi vedere a Palazzo Bonaccorsi alcuni dei collage figurativi da cui poi sono stati tratti spesso dei plastici, quindi ritorna il motivo degli aeroplani, che anche qui potete vedere, perché mio padre porta in giro Leopardi per il mondo, quindi in aeroplano, che era il mezzo, diciamo, degli aeropittori futuristi. Quindi il collage ricollega proprio queste due fasi, quella giovanile, diciamo, e quella più matura, e utilizzando anche delle strutture diverse proprio dal collage tradizionale, quindi dei ricami, dei fili, delle sovrapposizioni di materiali diversi. Quindi ritorniamo ancora di nuovo alla matrice, diciamo, un po' prampoliniana, quindi dell'uso di materiali completamente diversi dalla tradizione pittorica antica. E qui potete vedere anche dei collage in cui viene raffigurato Leopardi come un personaggio curioso, perché questo era Leopardi. Quindi è anche questa la matrice che li unisce, la curiosità nei confronti del mondo e nei confronti soprattutto del futuro del mondo. In un momento come questo trovo che sia veramente importante questa mostra, perché ci porta a sperare nel futuro, ad avere una visione diciamo positiva, malgrado la guerra, malgrado il Covid, malgrado queste cose, dobbiamo cercare di seguire questo impulso dato da Tulli. Il titolo della mostra è Tulli per Giacomo, e ci sono una selezione di opere, in tutto 33, e sono le opere che Vladimiro Tulli ha donato alla città di Recanati dopo averle esposte con altre opere. Ovviamente era una mostra più allargata, quella del 1997 al Centro Nazionale di Studi Leopardiani. Questa mostra, come hai detto tu, è in occasione dei 100 anni della nascita, e abbiamo due motivi validi per visitarla. Primo, perché ci consente di rivedere le opere che da quella volta, dal 1997, non abbiamo più visto, ed entrare così ancora ad assistere a questo colloquio meraviglioso che Vladimiro Tulli ha con Giacomo, un tu per tu proprio, bellissimo. E inoltre sono 33 collage. Tra l'altro voglio ricordare che a maggio di quest'anno ricadono i 110 anni dal primo collage che Picasso fece, quindi diciamo che è un grande omaggio anche a livello internazionale. E il collage perché? Perché preleva comunque dei frammenti dalla realtà, li decontestualizza e ritroviamo altri significati. E questo è importante perché uno dei messaggi, anzi forse il principale messaggio che Vladimiro Tulli vuole dare con questa mostra, e voleva già a suo tempo darlo, era proprio di togliere quell'etichetta addosso a Leopardi di pessimista. E finalmente la critica oggi è riuscita anche lei a riconoscere che Leopardi non lo è. Tra l'altro, se non sbaglio, Leopardi stesso non usa mai la parola pessimista nei suoi scritti, e anzi lui si riteneva un realista. Quindi ecco, cioè la simbiosi tra il collage e il pensiero leopardiano, prelevare dal reale e decontestualizzarlo per farci vedere oltre, per farci vedere oltre l'ovvietà e oltre il consueto. Bisogna ricordare anche il grande attaccamento che Tulli aveva con Recanati, c'è un legame profondissimo con questa città. Lui l'ha frequentata moltissimo, assiduamente proprio, e dalla prima volta, quando aveva 15 anni, ha assistito a una performance di Marinetti, Tommaso Filippo Marinetti, padre del futurismo, proprio venne qui a Recanati proprio per il centenario della morte, e il giovane Tulli lo guarda affascinato, e da quel momento sarà proprio quello
coerente nel filone aerofuturista di Marinetti. E c'è sempre questa lievità, no? Nel discorso di Tulli, questo sempre salire verso l'altro, questa leggerezza di cui proprio la mostra si percepisce nella mostra, questo volare in alto, sollevarsi, diceva Calvino, no? Togliersi i macini dal cuore, no? Per arrivare a una dimensione più leggera. E qui veramente questa mostra, la leggerezza si respira parecchio. Il volo sarà la soluzione sia di Vladimiro Tulli e sia di Giacomo Leopardi, uno per il pensiero e uno lo stesso anche per l'arte. Il legame, dicevo, profondo con Recanati, questa mostra è tangibile, si vede perfettamente, e, anche perché l'ha frequentata con molti altri personaggi famosi, uno su tutti Alberto Burri, un grandissimo artista del Novecento, ma a livello proprio stiamo parlando proprio di personaggi a livello internazionale, e passerà qui a Recanati, dirà appunto Tulli, un pomeriggio indimenticabile. Quindi ecco, oggi siamo qui a rendere omaggio a questo grande artista e abbiamo la fortuna di avere un patrimonio così importante.